Il libro Chiesa e omosessualità che ha curato Luciano Moglia, che è un redattore di Avvenire, che conosciamo tutti, con contributi molto variegati, anche di persone omosessuali, e che tenta un pochettino di dare degli spunti, e lo vedremo meglio oggi con gli interventi che si susseguiranno, spunti di pastorale per l'inclusione delle persone omosessuali all'interno dei cammini della Chiesa Cattolica, in questo caso. Avremo come ospiti, innanzitutto il moderatore di questa serata, che è Giovanni Panettiere, che è un giornalista professionista, redattore del Resto del Carlino, vaticanista, redattore del Resto del Carlino, La Nazione e altri quotidiani. Cristina Simonelli, che è la presidentessa del Comitato Teologhe Italiane, e Gianni, oltre che teologa, a tutti gli effetti, svolgente la sua attività di teologa, e Gianni Geraci, che è il presidente del GUADO, che è un centro di riflessione su No, fede no, e omosessualità. non sono presidente del quadro, Non non sei sono più che presidente. non Ah, sono nessuno, ok. Non ecco. sai, vabbè, comunque, insomma, figura, allora diciamo così, figura storica del movimento dei cristiani omosessuali italiani che ha partecipato ovviamente a questo progetto redazionale. Quindi io non voglio sottrarre ulteriore tempo alla serata, quindi vi ringrazio ancora e passo la parola a Giovanni Panettiere che mirabilmente condurrà la conferenza. A te, Giovanni. Buonasera a tutti, faremo del nostro meglio, ecco. Io vi parlo come giornalista del QN, che è la testata nazionale di Il Giorno, La Nazione e il Resto del Carlino. E questa sera andiamo a parlare di questo libro del collega Luciano Moia, caporedattore di Noi Famiglia e Vita, che è il mensile di Avvenire, e un libro che Chiesa e Omosessualità è un'indagine, un'inchiesta su quello che è lo sviluppo pastorale sulla tematica omosessuale della Chiesa di Papa Francesco. Cercheremo di muoverci questa sera con una serie di interventi, il primo del collega Moia, seguirà la professoressa Cristina Simonelli, quindi a chiudere Gianni Geraci, sulla base di quelle che sono degli spunti di riflessione che posso offrire io, per poi l'intervento vero e proprio dei singoli relatori ai quali chiedo di stare all'interno di 10-15 minuti per permettere poi uno sviluppo delle domande da casa, ecco, da parte di tutti gli internauti che ci stanno seguendo in questo momento. Allora, rompiamo il ghiaccio con Luciano. Buonasera, Luciano. Buonasera a tutti. Ecco, c'è subito una curiosità. Questa inchiesta, questo tuo libro al netto di altri interventi, raccoglie soprattutto tutta una serie di interviste che sono state pubblicate sul tuo mensile 100, e che in 112. qualche modo delineano un cambio di passo anche di Avvenire o comunque una maggiore attenzione da parte di Avvenire alla tematica omosessuale. E questo libro va a racchiudere, poi va a delineare, a farci vedere quello che è uno sviluppo della dottrina che si sta avendo in questi anni di pontificato di Papa Francesco. Allora, ti chiederei per l'appunto di spiegarci un po' la genesi di questo libro e delle tue interviste e poi cercare anche di capire se questo sviluppo dottrinale che si ha oggigiorno con la Chiesa di Papa Francesco, a tuo giudizio, sta ponendo l'accento più che altro sulla persona omosessuale, sui suoi sentimenti, più che, come è capitato in un passato prossimo, sui comportamenti e sulla stessa condizione omosessuale? È una riflessione condivisibile la mia oppure c'è dell'altro? A te. Grazie. Ci tengo innanzitutto a dire che questo non è un libro a tesi, non vuole dimostrare nulla, non è pro-gay, non è anti-gay, se queste espressioni hanno un significato, per me non hanno alcun significato. È un libro che vuole dare conto di quale sia, dove è arrivato il cammino pastorale della Chiesa, che si apre giustamente dopo le sollecitazioni di Papa Francesco a tutte le persone. Essere chiesa in uscita, questa espressione così un po' sicuramente
innovativa e profetica quando l'ha pronunciata Papa Francesco e adesso un po' abusata, ecco, ha un significato ben preciso, che è quello di raccontare una Chiesa che vuole rivolgersi a tutti. Allora, questo libro, tu mi chiedevi giustamente la genesi, questo libro nasce come idea durante il sinodo, i due sinodi sulla famiglia, quindi 2014-2015. Sia guardando i documenti ufficiali che sono stati resi pubblici, sia soprattutto ascoltando e diciamo verificando la mole di interventi che invece non sono emersi su questo tema e che sono stati tantissimi. Non a caso, durante il sinodo del 2014, quello definito straordinario, la relazione dopo la discussione faceva delle considerazioni sulla necessità di aprirsi ad accoglienza pastorale delle persone omosessuali e si chiedeva, visto che le persone omosessuali, questo è scritto, è un documento ufficiale della Chiesa, quindi questo è magistero nel linguaggio ecclesiale, hanno doti e qualità da offrire alla comunità cristiana, come facciamo ad accogliere queste persone in uno spazio fraterno, in modo concreto, non soltanto a parole, perché ricordiamo che già nell'86 il documento firmato dall'allora Cardinale Ratzinger, prefetto per la congregazione della Chiesa, della fede, sulla pastorale delle persone omosessuali, sollecitava una pastorale accogliente, senza discriminazioni, nel pieno rispetto della dignità di tutte le persone, ma poi si fermava lì, anzi poi, come sappiamo, esprimeva delle considerazioni etiche sulla realtà omosessuale che, insomma, potevano apparire, anzi appaiono tuttora, un po' così sgradevoli. Ora, queste sollecitazioni della relazione post discitazione, per usare il linguaggio ecclesiale, del sinodo 2014 non sono state, recepite in parte nella relazione finale, ma sono state sintetizzate poi da Papa Francesco in Amoris Laetitia a quel famoso numero 250 in cui ci sollecita ad offrire a tutte le persone gli strumenti, le occasioni per approfondire quello che Dio vuol dire nella vita di ciascuno, E poi è arrivato il sinodo sui giovani con quella relazione finale molto più esplicita sulla necessità di appunto dare la possibilità a tutte le persone per essere aiutate a leggere la propria storia ed aderire con libertà e responsabilità alla propria chiamata battesimale. Insomma, adesso non sto a leggere tutto il passaggio, ma c'è una benedizione esplicita alle comunità che hanno già avviato dei percorsi di accompagnamento per le persone omosessuali. Quindi questi richiami forti, diciamo positivi nei confronti delle persone che hanno questo orientamento, ci hanno sollecitato ad avviare quella serie di interviste che, ve lo devo confessare, quando è partita nell'ottobre del 2018 sul nostro mensile Noi Famiglia e Vita, con quello che io ritengo forse uno dei teologi più consapevoli e più documentati sul tema, che è padre Maurizio Faggioni, documentati anche perché oltre ad essere teologo morale lui è medico endocrinologo e quindi ha una dimestichezza anche col linguaggio della scienza che in questi dibattiti, in questi approfondimenti direi che è molto importante. Ecco, quando è iniziata la serie di interviste con padre Faggioni,
non pensavamo poi di raccoglierne 12 o 13 come è successo, ma complice anche un altro grande amico, anche lui persona informata e esperta del tema, che è padre Pino Piva, gesuita e oltre che uomo coraggioso, cristiano e sacerdote coraggioso. Man mano che mettevamo insieme queste interviste, mi diceva: ma guarda che questa intervista è servita per fare questo approfondimento, l'ho sottoposta a questo vescovo, a quell'altro vescovo, l'interesse cresce. E così, intervista dopo intervista, siamo andati avanti quasi un anno a metterle insieme. E di fatto, penso, realizzando l'approfondimento teologico pastorale, più pastorale che teologico, e più ragguardevole, più imponente degli ultimi anni sicuramente. Se non ci fossero state i due sinodi sulla famiglia, se non fossero arrivate queste sollecitazioni, questa curiosità, questo interesse, queste aperture, queste spinte ad approfondire, che Papa Francesco in Amoris Laetitia lo dice chiaramente: non tutti i dibattiti teologici devono essere risolti, teologici, pastorali, devono essere risolti con interventi del Magistero. Discutete, approfondite, e quindi ci ha dato una spinta molto forte, una spinta decisiva. Poi, meno male, è arrivata la San Paolo che ha proposto di raccogliere queste interviste in un volumetto, e ora speriamo che così tutto quello che è emerso, che è molto a mio parere, ma è ancora poco rispetto alla complessità di questo tema, è un tema così che pone tanti interrogativi. Io volutamente, ma anche tanti degli intervistati, tutte persone che molto più di me hanno approfondito, approfondiscono da anni questa situazione, questa dal punto di vista teologico, pastorale, dottrinale. Ecco, io direi, per concludere questo primo flash, rispondendo a te Giovanni, che mi chiedevi lo sviluppo dottrinale, al momento parliamo di sviluppo pastorale, e lo dico non per mettere le due cose su piani diversi. Papa Francesco ci ha insegnato una cosa preziosa: se la dottrina è la legge, e quindi ci può lasciare più o meno indifferenti, è la norma, è il precetto, la pastorale è l'accompagnamento della persona reale, è l'accompagnamento, è la vicinanza, vuole esprimere la vicinanza della Chiesa alle situazioni concrete di ogni giorno, ai problemi, ai bisogni, alle speranze di ciascuna persona, e quindi è quella che conta. La Chiesa, la pastorale, la storia della Chiesa ci ha insegnato che la dottrina in qualche maniera non ha mai preceduto la pastorale. È la pastorale, è il messaggio, è la voglia della Chiesa di accompagnare le persone. Poi spesso non c'è riuscita, non ci siamo riusciti. Spesso abbiamo fatto abbiamo messo in atto delle situazioni per cui le persone sono state portate in alcuni casi ad allontanarsi e non ad avvicinarsi. Ma questo Papa adesso ce lo dice con grande forza, con tutte le sue forze dobbiamo ascoltarlo e dobbiamo accompagnare questo percorso. È un percorso pastorale, in questo senso io sono d'accordo, è un'evoluzione sicuramente. La sensibilità che Papa Francesco ci ha sollecitato a mettere in atto ha mosso è un volano di occasioni virtuose, importanti, che non dobbiamo lasciar perdere, e anche in questa situazione sicuramente i frutti arriveranno. Poi la dottrina, diciamo che seguirà con i tempi della Chiesa, però diciamo sulla base di tutte queste anche questi pronunciamenti magisteriali, perlomeno a livello di sollecitazione ad approfondire questo aspetto, ecco, ci portano a dire che siamo tranquilli, siamo sulla buona strada.
c'è un'evoluzione positiva che va incontro alle persone e non dobbiamo smettere di interrogarci e di essere attenti ai segni dei tempi che, come ci dice, ultima cosa e concludo, come ci di, mi dice padre Faggioni nell'intervista, sono anche i segni della scienza. L'ultima ricerca del ricercatore italiano, mi pare che si chiami Ganna, che adesso mi sfugge il nome, va bene, che nell'ottobre, nell'agosto, nel luglio-agosto scorso ha messo insieme delle ha messo insieme una, un approfondimento importante con, adesso non mi ricordo bene, insomma, migliaia e migliaia di studi genetici a proposito dell'orientamento. È per esempio uno dei tanti spunti a cui anche come cristiani dobbiamo essere attenti. Cioè, non possiamo fingere che la scienza dica una cosa e il nostro atteggiamento pastorale, anche la nostra ricerca teologica, non tenga conto di questi spunti nuovi. Sono tutte situazioni preziose, tutto un impegno che va appunto a cogliere anche in questo ambito i segni dei tempi, e ci dicono che non dobbiamo stancarci di camminare. Bene, ti ringrazio Luciano. Solo un flash, poi diamo la parola anche agli altri relatori. Chiedo brevità da parte mia in primo luogo. Tu hai fatto molto bene ad indicare nella tua introduzione tutto un lavoro di sviluppo che c'è stato all'interno del sinodo sulla famiglia, sul doppio sinodo sulla famiglia, sul sinodo sui giovani. Però fatemi fare l'avvocato del diavolo. Tu citi la Relatio Post Disceptationem, che dava anche uno sguardo di maggior sensibilità, di maggior attenzione anche alle coppie omosessuali. Citi il documento finale del sinodo sui giovani, ma andando con ordine, la Relatio Post Disceptationem non è arrivata mai in aula ad essere votata come bozza di documento finale, quindi non ha trovato spazio quell'accento in Amoris Laetitia, e parimenti anche il documento finale del sinodo sui giovani, laddove diciamo incentivava, spronava a muoversi come tante diocesi del mondo sulla pastorale specifica per le persone omosessuali, non solo ha trovato una forte opposizione, quindi un consenso molto relativo in aula quando è stato votato, ma poi alla resa dei conti dell'esortazione apostolica post-sinodale Christus Vivit del Papa, dove si tirano le somme, beh, l'argomento omosessualità è stato un po' lasciato cadere esplicitamente. A te Luciano per un flash. Come vaticanista esperto sai benissimo che il fatto di parlarne liberamente in un contesto mondiale con 300 vescovi, teologi, esperti da tutto il mondo, mettere nero su bianco queste considerazioni e aprire la strada, lasciare campo libero per il dibattito successivo, rimane qualcosa di epocale. È soltanto diciamo chi è inesperto delle cose della Chiesa, e non è sicuramente il tuo caso, poteva immaginare che su questo fronte arrivasse una rivoluzione a 360 gradi. Ma già il fatto, e finisco, che in Amoris Laetitia si solleciti la pastorale ad accompagnare le persone con orientamento omosessuale e si eviti di esprimere considerazioni etiche a proposito di questo orientamento, come sai benissimo era successo in tutti i documenti precedenti, è qualcosa che fa pensare. Dobbiamo credere che il Papa non si sia dimenticato di aggiungere le considerazioni etiche negative su questo orientamento, come la dottrina aveva fatto finora, ma che abbia inteso lasciare questo aspetto al dibattito, al approfondimento successivo, esprimendo una cosa, qualcosa che un'attesa. E per la Chiesa il poter aprirsi a un dibattito, a un approfondimento su temi così delicati e così sensibili anche per una certa area del nostro mondo, che come sai è
sempre piuttosto così sull'attenti di quando si parla di omosessualità, a mio parere è già un evento storico non da poco. Bene, grazie, grazie Luciano. Sicuramente le luci ci sono in questo pontificato e credo che siano anche maggiori delle ombre. Sta solo da capire se, e qui ci aiuterà la professoressa Cristina Simonelli, se è solo uno sviluppo pastorale oppure possiamo realmente vedere uno sviluppo dottrinale. La professoressa Cristina Simonelli è presidente del Coordinamento delle Teologhe Italiane ed è docente di teologia patristica. Ecco, professoressa, a che punto siamo? Cioè, anche nel suo intervento nel libro di Luciano, io ho avvertito una maggiore criticità anche nella disamina della situazione attuale, anche allora quando lei si interroga sulla reale portata di un'integrazione delle persone omosessuali, alle quali nell'esegesi classica da catechismo, qui Gianni Geraci affaccia un'altra prospettiva, viene chiesta una castità coatta. E chiedo alla teologa, possiamo immaginarci realmente una riscrittura del catechismo della Chiesa Cattolica, un nuovo documento dopo quello del 1994? Di cui Luciano ci parla nell'introduzione della Congregazione per la Dottrina della Fede, ricordo che negli anni 70 uscì Persona Umana, altro documento della dottrina della fede, al quale sono particolarmente affezionato perché l'ho sviscerato quando ero all'università, dove per esempio era sospeso il giudizio etico sulla condizione omosessuale. Professoressa, a lei la parola e ci dia qualche chiave di lettura su questa situazione. A mio giudizio, più luci che ombre, ma ci sono delle criticità forse da illustrare. Bah, intanto vi ringrazio di questo spazio di parola, così come ringrazio Luciano Moia di questa iniziativa degli articoli su Avvenire. Anch'io diciamo, mi sono stupita di trovare quel percorso, sia pure non tutto identico in un giornale come Avvenire, e adesso esce il libro e contemporaneamente è uscito anche un dossier su Jesus, molto interessante perché con delle testimonianze, tra cui anche Carola, una mia amica, anche altre persone, quindi diciamo è un bel percorso. Ma per rispondere rubo una parola di quelle che ha appena detto Moia, cioè parlando non so se di Pino Piva, di qualcuno, ha detto è un uomo coraggioso. Ecco, mi dovrei soffermare su questo aspetto qua, perché no, la rubo un po', Luciano, non è che Tranquilla, voglio. Però se bisogna, come? Tranquillo. Se bisogna tranquillissimo. essere coraggiosi per parlare di una questione così fondamentale per la vita di tante persone, e stiamo parlando delle chiese, diciamo io sono cattolica, questo è un discorso all'interno soprattutto della Chiesa Cattolica, c'è qui anche la pastora battista Elizabeth Green, non c'è soltanto la Chiesa Cattolica nel mondo, ma stiamo nella Chiesa Cattolica. Se per parlare di una realtà così importante ci vuole coraggio, questo è il punto. Qui c'è qualcosa che fa male, qui c'è qualcosa che non va. Sono d'accordo anche io che c'è un cammino, è stato a partire dal doppio sinodo, lo chiamo così, so che ha dei nomi più tecnici, ma del sinodo in due puntate, diciamo, sulla famiglia, e non tanto forse nel lavoro. Poi nei testi è vero, prima era andata un po' via la voce, ma nei testi mi sembra che ci sia sempre un lavoro a cascata. Si parte larghi e poi scendi, l'istrumento un laborio, se poi scendi, poi scendi, poi arriva al documento finale, resta un frammento. Però la vita ecclesiale, sia pure della Chiesa Cattolica, non è i suoi documenti, è molto di più. E anche i percorsi sinodali sono molto di più. E in quel doppio sinodo sulla famiglia sono stati attivati molti percorsi, e da quei percorsi io direi, avrei la percezione che non si torna indietro. Sono
so che io parlo soprattutto poi dal punto di vista appunto del movimento delle donne, delle teologhe, sappiamo che anche rispetto alle donne molte volte si è anche tornati indietro, quindi non è che perché si aprono spazi siano garantiti come spazi conservati. E tuttavia avrei l'impressione che ora come ora, ma non tanto perché è concesso graziosamente dall'alto. A me non piace, sono cattolica, ma non mi piace l'idea che ci sia un'istanza che mi deve autorizzare in questo. Io credo che se si dice di servo dei servi di Dio e cose del genere, anche del Vescovo di Roma, si dice a servizio della vita della comunità ecclesiale, non a piramide. Ha parlato lo stesso Francesco di una piramide rovesciata. Allora, io credo che in tutto questo, non perché autorizzato dall'alto, ma perché è un movimento che ha preso, è brutto dirlo, ma ha preso coraggio, ha preso parola. Però ci vuole ancora, all'inizio del libro di Luciano si riportano anche delle frasi estemporanee, diciamo perché poi sono le parole di Francesco non sono sempre, diciamo, di forma ufficiale, sono anche a volte colloquiali, di richiesta di perdono. Di fatto, nella grande richiesta di perdono del Giubileo Cattolico del 2000, è stato chiesto perdono per la condizione delle donne, per il razzismo contro i Rom. Non è stato fatto neanche menzione di una richiesta di perdono, di come è violenta la posizione della Chiesa Cattolica nei confronti delle persone con orientamento omosessuale, e credo che dovremmo andare in quella direzione. Aggiungo che mi dispiace di dover tenere questo registro del coraggio e anche del disprezzo, perché prima era apparsa l'immagine, non tutti vi conosco, conosco solo alcuni di quelli che siamo adesso insieme su questa piattaforma, ma l'immagine di una coppia che diceva siamo ancora in viaggio di nozze a Spoleto. Allora sarebbe bello poter parlare a partire dalla gioia, a partire dall'amore, a partire dagli affetti e dalle vite condivise. Ed è un vero peccato e motivo di richiesta di perdono che ne dobbiamo sempre parlare invece dal punto di vista del coraggio che ci vuole. Io arrivo velocemente al punto della dottrina per quello che posso dire, perché diciamo io mi occupo di storia e la storia è una grande maestra da questo punto di vista, ma prima un piccolo dettaglio personale. Certo, io non posso non posso dire come Gianni di questi lunghi anni, presidente o meno che sia, lunghi anni diciamo pure di presenza, di parola, di militanza, diciamo per me c'è stato, lo scritto, l'ho detto tante volte, un punto di non ritorno. Quando in tutte le questioni gender, no gender, soprattutto no gender, con quella forza polemica, quella vis di astio, si parlava di tutto questo, io ho presentato ma tipo una roba di 10 minuti, se sono stati tanti, perché eravamo in tanti, a Vicenza, il libro di Damiano Migliorini sull'amore omosessuale. Bene, sono arrivati così tanti WhatsApp, così tante cose che volevano essere offensivi, che da allora mi hanno fatto un favore. Dico, a me il favore vero, per capire, non me l'ha fatto tanto un cambio dei discorsi ufficiali, che pure certamente si respira in questo momento un'altra aria, per certi aspetti sì, per certi no, insomma una certa altra aria, ma a me il favore me l'ha fatto effettivamente, me l'hanno fatto quei discorsi di odio rivolti a me, perché mi arrivavano i WhatsApp teologa lesbica, ah sì, ah grazie, ma lo consideri un insulto? Allora lo voglio. E così mi ha fatto capire che era un tema che io, no, avevo un'amica lesbica da tantissimo tempo, però non era, diciamo, nelle mie priorità. Ma ho detto, basta mai più, io questo tema non lo lascio. Perché io ho lavorato tanti anni in altro contesto, non vi dispiace l'accostamento in contesto Rom, ma è la stessa cosa. Una cosa così motivata, così... ho detto, no, qui ti fa male, qui bisogna stare. Io questo tema adesso non lo lascio più. E devo dire, ma quando mai così tardi? Ripeto, qua c'è una pastora, Elizabeth Green, collega teologa della Chiesa Battista, le altre chiese sono molto, molto più tempo che non la Chiesa Cattolica, che hanno cambiato
il modo di approcciare queste questioni. E quindi io questo tema non lo voglio lasciare più, non lo voglio lasciare più, e sento di dover chiedere perdono io per esserne stata così distante per così tanto tempo. E rispetto alla dottrina, qualcuno diceva, in chat mi è arrivato un occhio, anche se non stanno a me le chat, la dottrina non si deve cambiare ma comprendere, ma la dottrina esiste e non esiste. Quello che conta è, diciamo, il Vangelo e la vita che ci fanno luce nel Vangelo. Io dicevo, mi occupo soprattutto di storia. Mi occupo soprattutto di teologia delle donne, ma diciamo di storia come insegnamento, storia del cristianesimo, storia della Chiesa. E allora faccio un esempio che faccio anche nel libro, che è molto semplice, ma è evidente. Allora, la questione della penitenza, cioè quella che poi è diventata per il lessico cattolico successivo la confessione, per capirci, non è un, usando sempre il lessico cattolico, un sacramento che abbiamo dall'inizio della vita cristiana, ma la questione si è posta in maniera lancinante alla metà del terzo secolo, che è tanto tempo fa, ma è anche tanto tempo dopo l'epoca del Vangelo. Di fronte alla situazione di persone, quello riguardava le persecuzioni, che non potevano più, erano uscite, diciamo, a causa della persecuzione, volevano rientrare, molti anche onestamente, perché bisogna anche riconoscere, io credo, anche l'onestà di chi dice io non riesco a capire questa cosa, dicevano tu ormai sei uscito, non ti posso fare niente, ma magari i migliori, i più buoni, dicevano chissà se Dio ti accoglie, Dio è grande, ma come Chiesa non abbiamo a disposizione niente. Ma cos'è successo? Tanto ha premuto la vita che ha fatto capire di dire ma come lo leggevamo chiuso il Vangelo era più forte. E così la pressione di questa situazione, che era effettivamente di sofferenza e di domanda, ha premuto così che è stato capito diversamente il Vangelo nelle sue potenzialità, e chi adesso non direbbe che la pecorina da cercare e riconciliare, tutto questo non riguardi anche la penitenza, cioè il sacramento, però è stata una pressione che è arrivata e che ha aiutato a capirlo meglio e ha cambiato, non che la dottrina, che la dottrina è sempre seconda, terza ed è storica e diciamo interagisce con il Vangelo e con la vita, non è prima del Vangelo e della vita, è a suo servizio per meglio chiarirle la portata, ma si muove, diciamo, si è sempre mossa nella storia e dunque ha cambiato non solo questa questione, ma ha cambiato anche un sacramento che prima non c'era come tale. Allora io credo che da questo punto di vista ci siano delle grandi potenzialità. Nella forma, torno a Damiano Migliorini, di com'era il suo percorso, diceva ascoltiamoci, parliamoci, era qualcosa del genere, di pacata possibilità di scambio di parole, di cose, non so. Grazie, grazie professoressa, grazie anche a lei per il suo intervento. Anche qui un piccolo flash. Riconosco un merito nella sua, uno dei tanti, della sua relazione nel libro, delle sue interviste nel libro, quello di aver acceso un focus anche sulla condizione delle persone omosessuali donne, visto che qui si rischia una declinazione sempre al maschile anche della Chiesa. Nella pastorale omosessuale i gay e le lesbiche vengono lasciate a una emarginazione sull'emarginazione. Ci sono anche qui dei segni di speranza? Allora, è un punto di domanda, infatti anche quando sono stata anche invitata ad Albano avevo posto la questione, anche perché ad occhio anche la sala era a maggioranza maschile. Ora, per carità, teniamo questo sì, maggioranza maschile, no, nel senso, io uso uomini e donne e continuo ad usarlo a prescindere dall'orientamento, proprio come modo prevalente di esprimersi e di semplificare il modo di porsi. E non so, no,
non so dire, lo pongo come domanda, lo pongo come questione che rilancio. Cioè, non so spiegarmi se questo fatto è dovuto al maschilismo imperante nella Chiesa in tutte le sue forme, di sotto e di sopra, dunque sia dovuto a questo, però diciamo anche sulla maschilità si sono attivati, penso maschile plurale, tanti processi importanti, o se sia dovuto anche a un minor interesse delle donne lesbiche in questa questione. Me lo chiedo, con qualcuna, so qualcuno, non so, Daniela Danna, alcune così, sono addirittura molto contrarie anche all'utilizzo della formula LGBTIQ. So che a un convegno di presentazione di Mary Daly io ho detto che Mary Daly volevo dire che era lesbica, ma siccome venivo di poco da Albano ho detto appartenuto al movimento LGBT, l'avessi mai detto, ma lei si chiamava lesbica, vabbè. E quindi c'è qualcuna così, altre mie amiche mi hanno detto, ma a me mi va bene, non mi sento non nominata negli altri percorsi. Credo che su questo ieri Elizabeth Green, alla presentazione del suo libro Un percorso a spirale, parlava di alleanza, di danza, di spirale. Cioè credo che dovremmo fare attenzione quando usiamo anche la concettualità, il modo di indicarci gli uni con gli altri, di mantenere una forma affabile di alleanza e non statica, non rigida, altrimenti possiamo rischiare di cadere o nel dissolvimento di tutto, non credo quei fantasmi lì, però diciamo potrebbe essere una questione che può rimettere nuovamente in scacco al quadrato, diciamo così, le donne e le donne lesbiche, però diciamo non è detto che sia così, può darsi anche che dipenda da altri interessi. Adesso io questo non saprei, una domanda che lascio, non ho io la risposta. Bene, andiamo avanti, andiamo al terzo relatore, che ha un'esperienza insomma sicuramente maggiore di tutti quanti noi, di chi ha vissuto evidentemente la vita di una persona omosessuale nella Chiesa e di quei primi abbozzi anche di pastorale omosessuale. Mi riferisco a Gianni Geraci, che in passato è stato anche portavoce del coordinamento dei credenti omosessuali. E a Gianni Geraci vorrei chiedere due cose. La prima è proprio questa. Gianni, all'inizio quando si parlava di accompagnamento delle persone omosessuali nella Chiesa, era solamente un accompagnamento, diciamo qui così, qui faccio una provocazione, alle teorie riparative, un accompagnamento riparatorio per cambiare la persona omosessuale. E poi devo dire che il tuo intervento verso la conclusione del libro è stato per me alquanto spiazzante, perché c'è una lettura, ma lo dico senza giudizio e di merito, spiazzante proprio perché non me l'aspettavo. Vedi che le persone poi si conoscono nella loro dimensione olistica col passare del tempo, una lettura diciamo sostanzialmente positiva del pronunciamento del Catechismo della Chiesa Cattolica, i numeri 2357, 2358 e 2359 sull'omosessualità. Gianni, come sei arrivata a questa interpretazione non così negativa, ecco, del Catechismo della Chiesa Cattolica? Io non sento Gianni. Avevo il microfono spento. Io farei una premessa, e per parlare di questa premessa credo che si debba ragionare un attimo sulle reazioni che sta suscitando questo libro. Luciano Moia giustamente ha detto che non è un libro pro-gay e non è un libro anti-gay. Sicuramente non è un libro di cui tutti gli autori condividono tutto. Non so, penso all'intervista a Padre De Luna e io la trovo infarcita di un'omofobia profonda, che è poi la causa del fallimento di Courage in Italia. Perché se si facesse un processo come quello che Courage vorrebbe fare, cioè un percorso di educazione delle persone al controllo della propria sessualità
e in un contesto di autoaiuto forse qualcosa funzionerebbe, ma se si parte dal disprezzo dell'omosessualità chiaramente non si arriva da nessuna parte. Ma anche lo stesso Faggioni, che Luciano Moia ha citato, chi è Faggioni? Faggioni è un medico che poi ha fatto il teologo, che insegna in tante facoltà pontificie, in tante facoltà cattoliche, non ha nessuna esperienza al di fuori di questo, se non come borsista. E vabbè, il suo sforzo è sempre quello di dire che la genetica non c'entra niente con l'omosessualità. A me personalmente non me frega niente di arrivare alla conclusione se omosessuali si nasce, omosessuali si diventa. Tantissimi anni fa, siamo negli anni 80, 86, 87, ho letto Giovanni Dall'Orto che scriveva: omosessuali non si nasce, omosessuali non si diventa, omosessuali si è. Perdere tempo per capire i motivi della propria omosessualità e buttare via il tempo. Cerchiamo di perdere tempo per capire come possiamo vivere in modo positivo e intelligente la nostra omosessualità. Quindi anch'io non condivido tutto quello che c'è in questo libro, eppure sono contento che ci sia, lo propongo, voglio partecipare alle presentazioni. Mentre mi sto rendendo conto che, per esempio, ambienti che apprezzano l'esperienza di Faggioni o l'esperienza di De Luna hanno dato di questo libro un giudizio molto negativo. Io ho letto le recensioni sulla Nuova Bussola Quotidiana in cui si parla di cedimento all'omosessualismo che è in corso nella Chiesa. Perché? Perché questo libro fa una cosa che secondo me un giornalista cattolico dovrebbe fare, e io faccio complimenti a Moia per averlo fatto, che è quello di dare voci alla pluralità di voci che ci sono nella Chiesa. Perché è inutile che ce lo diciamo, sul tema omosessualità nella Chiesa cattolica non la pensiamo alla stessa maniera. Il problema è che mentre io non ho problemi a riconoscere la legittimità delle paure, delle perplessità, dei percorsi che tante persone hanno alle spalle, magari percorsi segnati da un'omosessualità non accettata, perché ho conosciuto anche persone che hanno fatto percorsi di questo tipo. Pensate a padre, a Monsignor Ciaramsa, che è quello che ha condannato il buon Mario Bonfanti e che poi è quello che ha fatto coming out. Quindi io sono convinto che al di là di questi percorsi la Chiesa è cattolica proprio perché nella Chiesa cattolica ci dovrebbe essere posto per tutti, e secondo me il bello di questo libro è che lui dà voce a tante voci diverse. Questo è stato un po' quello che mi ha insegnato il mio percorso di omosessuale credente nella Chiesa, che è sempre stato un percorso di persona che ha dovuto giustificare il suo status di omosessuale credente di fronte a persone che dicevano: tu non puoi essere quello che sei, perché se sei cattolico non puoi essere uno che vive l'omosessualità, e insomma se sei omosessuale non puoi far parte di questa Chiesa. E mi spiace, il tentativo di trovare una sintesi nella mia vita c'è continuamente, e secondo me la sintesi è una sola: l'omosessualità è un dono di grazia. Mi spiace, io su questo non ho più nessun dubbio. Ed è in questo senso che, al limite, il mio intervento può sembrare un intervento sorprendente o positivo nei confronti del Catechismo della Chiesa Cattolica. Non è vero che dico tutto bene del Catechismo della Chiesa Cattolica, dico anche le cose che sono inaccettabili e dico anche le conseguenze a cui portano queste cose, che sono alla fine una non accettazione di se stessi. Ma dico anche che, per esempio, il punto 2358 a me piace, perché dice agli omosessuali quello che si direbbe a tutti. Ragazzi, siete chiamati alla castità, ma questo la Chiesa lo dice a tutti i credenti. Anzi, io ti dico di più, non è che per il fatto che tu sei omosessuale io parto dal presupposto che tu abbia dei problemi in più. Naturalmente, attenzione, in realtà nella Chiesa Cattolica questo pensiero implicito c'è. E poi dice: e come si vive la castità? Esercitando la temperanza attraverso le virtù del controllo di sé, educatrici della libertà interiore, con la preghiera, la vita di grazia, l'amicizia, delle relazioni che ti fanno crescere. Perché anche qui, diciamoci le cose come stanno, non è che possiamo chiedere alle persone di vivere castamente la loro vita, e vivere castamente la propria vita non significa rinunciare al sesso,
Don Leandro Rossi per me è stato un grande maestro. E lui, mi ricordo una volta che eravamo a casa sua, lui aveva già l'Alzheimer, era già molto malato, aveva detto: essere casti significa mettere il sesso al servizio dell'amore. Io su questa definizione sono completamente d'accordo e dico: tutti siamo chiamati a mettere il sesso al servizio dell'amore. Poi c'è anche chi non ce la fa e va bene così, non devo neanche giudicarlo. Non posso partire da un giudizio per relazionarmi con lui, ma quello mi pare un obiettivo condivisibile. E allora, se il percorso è quello, chiaramente un percorso di questo tipo presuppone una maturità affettiva, ma una maturità affettiva io la sviluppo attraverso delle esperienze elaborate, non la sviluppo negando le esperienze che ho. E invece noi siamo di fronte a una Chiesa che, siccome ha paura dell'omosessualità, una Chiesa fatta di maschi che ha paura dell'omosessualità soprattutto. Non sto a dire perché ha paura, magari se si leggesse un teologo come Dreverman si capirebbe anche perché ha paura, ma magari ne parliamo un'altra volta. La Chiesa che ha paura dell'omosessualità e che quindi spinge le persone ad odiare la propria omosessualità invece di amarla, di pensarla come un'occasione per vivere meglio la propria vita di fede. E vorrei chiudere con un'immagine. Cristina Simonelli ha citato Elizabeth Green, che è una teologa battista. Quando nel 1986 usciva la lettera pastorale, la lettera ai vescovi della Chiesa Cattolica, Homosexualitatis Problema, che anche quella è ambigua, perché alcune cose sono anche intelligenti dentro. Quando si invitano i vescovi ad avviare una pastorale nei confronti delle persone omosessuali, punto 15, quanti vescovi hanno obbedito? Secondo me si contano sulla punta di due mani. Perché? Perché comunque c'era paura, e quel documento, anche se voleva dire delle cose diverse, nasceva dalla paura. Infatti diceva: nel documento persona umana è stato detto che siano stati fraintesi, le cose vanno intese in questa maniera. Allora, torniamo col discorso. Nel 86 esce l'omosessualitatis problema. Tenete conto che nel 1987 la Chiesa Battista in Italia si trova di fronte al caso del signor Fabrizio Oddo. Forse Elisabeth se lo ricorda o ne ha sentito parlare. Era un catecumeno battista che voleva entrare nella comunità battista di Cagliari, e a cui la comunità battista di Cagliari non sapeva se dare il battesimo o non darlo perché era omosessuale. Pensate al grande percorso che è stato fatto nella Chiesa Battista rispetto a quella posizione. Agli omosessuali non si dà il battesimo. Pensate al percorso da gambero che è stato fatto nella Chiesa Cattolica rispetto alle posizioni dell'omosessualitatis problema, in cui dopo tanto tempo chiunque affrontava il tema dell'omosessualità veniva e viene tuttora accusato di essere un fautore del gender, di portare avanti l'omosessualismo della Chiesa, di voler omosessualizzare la Chiesa, con un linguaggio di una violenza che è veramente esasperante. Allora, a questo punto la domanda è questa: la Chiesa vuole o non vuole essere cattolica? E se vuole essere cattolica deve avere posto per tutti. Ecco perché io nel mio intervento ho voluto sottolineare il fatto che già nel magistero corrente c'è posto per tutti. Bisogna riconoscerlo e valorizzarlo. Poi il catechismo dice che gli atti omosessuali non possono essere approvati. Io sto lavorando da tanti anni con gli omosessuali credenti per insegnare loro a andare avanti con la loro vita, a testimoniarla, a essere visibile, senza chiedere l'approvazione di chi non può approvare questi atti. Perché sopra l'approvazione del clero, sopra l'approvazione dei vescovi, sopra l'approvazione del Papa, come diceva Newman, c'è l'approvazione della nostra coscienza. Noi dobbiamo educare le persone a diventare dei cristiani maturi. Io lo so che i cristiani maturi non vanno più di moda in certi ambienti cattolici, ma secondo me i cristiani maturi sono quelli che hanno salvato la Chiesa tantissime volte nel corso della sua storia. Ecco perché io non ho fatto un intervento, non ho scritto qualcosa di particolarmente polemico. Ho cercato di valorizzare quello che di positivo c'è in quel magistero. Però ho voluto ribadire una cosa, che ribadisco anche adesso.
Se non riconosciamo il valore positivo dell'esperienza omosessuale, non riusciremo mai a trovare un discorso serio e sensato da fare alle persone omosessuali. Non riusciremo mai a essere pienamente universali, a essere pienamente cattolici. Bene. Ho finito. Grazie Gianni. Io trovo che anche il tuo riferimento a un teologo morale come Leandro Rossi in ordine al discorso proprio sulla castità sia di per sé, ma lo dico con serenità, un accento di sviluppo della dottrina in corso, cercare in qualche modo di sviluppare un aggiornamento di quello che oggi ci offre il Magistero, che se non è destinato a cambiare è destinato ad aggiornarci, perché così è sempre fatto nella storia della Chiesa. Passiamo ai quesiti che sono arrivati. Posso fare un'aggiunta? Elizabeth Green ha appena scritto che lei è la pastora di Cagliari, io non lo sapevo, e che Fabrizio Oppo è tuttora membro della Chiesa di Cagliari. Quindi ci dice anche questa cosa bellissima. Va bene, chiuso. Ecco, dicevo dei quesiti, ne ho individuati alcuni che provo a riassumere. C'è stata una prima domanda in ordine agli studi teologici sulle benedizioni per le coppie omosessuali di area germanica. Esattamente, ho visto nei giorni scorsi che la commissione liturgica della conferenza episcopale austriaca aveva fatto uno studio in ordine alle benedizioni delle persone omosessuali, così come nei mesi e qualche anche l'anno scorso ci sono stati dei pronunciamenti di vescovi tedeschi più o meno aperturisti sulle benedizioni omosessuali, e anche il neo presidente della conferenza episcopale tedesca non ha chiuso completamente le porte al discorso delle benedizioni delle coppie omosessuali. Luciano e poi la professoressa Simonelli, che cosa ne pensate di questo? Luciano. Luciano, hai il microfono spento. Ecco, ci siamo? Ecco, ritengo che anche questi piccoli segni che arrivano dalla Germania, piccoli o grandi, insomma, come si voglia leggerli, facciano parte di quel percorso dei piccoli passi che ha sempre segnato la storia della Chiesa. Non possiamo pretendere che si rinunci. La Chiesa, non so chi lo sia, forse Cristina, la Chiesa ha sempre aggiunto, ha sempre... a me piace sempre molto ricordare quello che Papa Giovanni XXIII scrive negli ultimi giorni della sua vita sul suo giornale dell'anima, e che ancora è una luce che ci deve guidare. Non è il Vangelo che cambia, siamo noi che lo comprendiamo sempre meglio. E questa è la verità. Cioè, pensare che la dottrina sia una luce che illumina o oscura in determinati momenti della storia, senza aver presente che c'è una parola precedente, come giustamente diceva Gianni, questa parola ci deve aiutare a formare le coscienze. È un richiamo bellissimo che c'è proprio all'inizio di Amoris Laetitia. Queste coscienze dobbiamo formarle, non guidarle, non, direi io, pilotarle. E quindi questa scelta dei vescovi tedeschi, contrastata da alcuni, sostenuta da altri, considerata addirittura blasfema da alcuni ambienti così ipertradizionalisti, è un passo verso un percorso che non sappiamo dove ci porterà. Però il fatto di continuare ad interrogarci in modo sereno, stasera mi è molto piaciuto che tutti gli interventi, vedo anche tanti volti di persone che conosco, un dibattito sereno, non dobbiamo contrapporre, adesso io non vorrei andare su questo tema, perché però quello che sta succedendo in questi giorni con il dibattito sulla legge contro l'omofobia
ci rischia di portarci ad una contrapposizione che non aiuta nessuno, che farà sicuramente tornare indietro questo cammino che la Chiesa, la pastorale, ha avviato. Prima Gianni faceva riferimento al fatto quanti vescovi hanno accolto l'invito ad aprire le porte a un percorso, dei percorsi per le persone omosessuali. Pochi ufficialmente, tanti invece in via non dichiarata, aprendosi, dando spazi, incaricando sacerdoti, però anche questo fa parte del cammino. Pensare che improvvisamente, dopo le parole del Papa, 225 diocesi, mi riferisco all'Italia, potessero istituire un ufficio per le persone, per l'accompagnamento pastorale delle persone omosessuali, era impensabile, era qualcosa che non fa parte del DNA della Chiesa. Però forse anche giusto così, è giusto anche scoprire, come diceva Giovanni XXIII, che pian piano scopriamo la verità del Vangelo, scopriamo nel Vangelo delle verità che soltanto fino a pochi minuti prima, pochi anni prima, poco tempo prima ci erano ignote. E quindi, benissimo, andiamo avanti con questa strada di confronto, di dibattito, di approfondimento, di verifica. Credo che stiamo vivendo veramente un momento di grazia nella storia della Chiesa e non dobbiamo sprecarlo. Professoressa? Ma sulle benedizioni non so molto, ho letto proprio sul numero di Jesus, ho letto il trafiletto, quindi nel merito non so, è inutile che dica delle cose che non so, però penso intorno qua che ci sia una ricchezza, parlato della Chiesa cattolica, anche una complessità di livelli, a volte dovuti a giochi poco puliti, a volte proprio perché sono tante cose diverse. Voglio dire, ad esempio, il fatto, mi va un po' via l'audio, quindi non ho sentito proprio tutto quello che ha detto Luciano, però il discorso di Covid che hanno attivato una pastorale, quindi non neanche la benedizione, ma una pastorale, sono di più di quelli che l'hanno dichiarato. Questo da una parte è vero, ed è come la prassi che viene, diciamo, a reagire con le questioni finché forse le apre, però dall'altra è anche un po' un problema, perché uno dice un po', insomma, animo, su, animo, nel senso che è molto strano questo, questi silenzi che non sono soltanto di rispetto, sono a volte quello che una volta si chiamava di rispetto umano, cioè sono delle cose che non vanno bene. Dall'altra parte ci sono dei livelli di complessità, che quelli invece sono strutturali, perché rispetto al tema della castità, molto bello il discorso di Gianni, mi è molto piaciuto, ma a me pare che anche nella tradizione dei secoli passati castità abbia voluto sempre dire questo. Il problema è che non vuol dire solo questo, cioè non tanto un amore che sia rispettoso, prometto di amarti e onorarti, quella secondo me è la castità, no? Non vuol dire solo questo, ma in certi altri contesti vuol dire anche astensione volontaria dai rapporti sessuali, e in certi altri astensione coatta. Ecco, è questo che delle volte rende il discorso ecclesiale difficile da seguire, delle volte anche fastidioso, nel senso che un mio amico mi diceva: ma io con voi non posso parlare, con voi cattolici, perché siete trasformisti, girate una parola, infallibile, no, ma non è infallibile, sì, così, ma non è così. Allora, da una parte dico, è frutto anche di una
trasversalità, di una profondità, della pluralità degli apporti, altre volte però gioca su tavoli multipli, non troppo lineari, non so. Cristina, posso dirti una cosa? Sì, sì. Non so se sei d'accordo, ma io credo che stia capitando con, diciamo, la realtà omosessuale quello che nella Chiesa è capitato con il problema del controllo delle nascite. Allora, nel 31, non voglio insegnare la storia della Chiesa a te, però casti connubi, Pio XI... Prego, io insegno quella antica. Pio XI dice tutto quello che può limitare la nascita all'interno del rapporto coniugale è una cosa terribile, vietata, sbagliata, contraria alla morale cristiana. Pio XII, 20 anni dopo, 25 anni dopo, aggiunge nel famoso discorso alle ostetriche che questo nuovo metodo di controllo e metodo naturale forse, ma magari, e lascia aperto uno spiraglio. Arriva Paolo VI, Humanae Vitae, 1968, e benedice i metodi naturali. Oggi, 50 anni dopo, le coppie cristiane convinte, praticanti, anche con incarichi di pastorali, che seguono i metodi naturali, forse sono il 2%. Allora, vuol dire che il 98% sono tutte scomunicate? No, però il Magistero ha almeno il buon senso di non ricordare più questa parte della dottrina che sembrava così fondamentale ed oggi, per fortuna, è lasciata alla coscienza degli sposi cristiani. Io penso che stia capitando qualcosa di simile anche con la castità omosessuale. Ecco, un percorso che pian piano non viene cancellato ufficialmente, perché tu mi insegni, è capitato raramente che la Chiesa cancellasse una parte dottrinale per sostituirla. La Chiesa va per accumulo e per fortuna, e forse anche per questo che da 2000 anni va avanti, per fortuna guarda la realtà delle persone, guarda la vita concreta, accompagna le persone nella situazione che vivono concretamente nella realtà. Penso che stiamo vivendo un inizio di una fase molto simile a quello che è capitato per il controllo delle nascite. Sì, ecco, prima di... Ma non voglio, qui adesso non voglio prendere questo tema, sì, perché sarebbe troppo lungo. No, anch'io ho semplificato, è molto più complesso. Certo. O devo rispondere? No. Scusate. No, ma perché ci sono diversi piani di questa questione, ma... Scusate, ecco, passiamo a un altro quesito. E comunque sono personalmente anche d'accordo con la riflessione di Luciano, che illustra anche nella sua introduzione proprio questo fatto che gli ultimi documenti magisteriali della Chiesa sorvolano, non fanno più riferimento al discorso della castità e dei comportamenti omosessuali. C'è un altro interessante interrogativo che io girerei a Gianni Geraci, perché mi sembra che sia estremamente dentro la questione. Luca ci chiede se sia giusto continuare a insistere su un discorso di pastorale omosessuale o non sia questo un rischio di ghettizzazione ulteriore delle persone omosessuali. Tant'è che nella prefazione del libro di Sua Eminenza il Cardinale Matteo Maria Zuppi, ecco che l'esito che lo stesso mio arcivescovo di Bologna prefigura è quello di una pastorale unitaria che integri per l'appunto anche le persone omosessuali.
Gianni, qual è la tua opinione in ordine a questo libro? Nel 1998, durante il convegno Le persone omosessuali nelle chiese, problemi, percorsi e prospettive, noi avevamo detto che era appena stato fatto il famoso discorso di Martini del sogno, che lui ha fatto al sinodo dei vescovi europei, e parafrasando un po' quel discorso, era stato detto: noi abbiamo un sogno, che è quello che i nostri gruppi si sciolgano, che è quello che finisca qualunque pastorale specifica per le persone omosessuali, che le persone omosessuali possano essere loro stesse, visibili nelle relazioni di coppia che vivono, nelle parrocchie in cui sono, e possano essere integrate nei percorsi pastorali ordinari. Ma sicuramente l'obiettivo è quello. Però è anche vero che bisogna dare il tempo alle persone di cambiare. E se ci fossero parrocchie, e ci sono delle parrocchie, che fanno la scelta di dire: facciamo un discorso inclusivo nei confronti delle persone omosessuali, non abbiate paura di nascondere il vostro orientamento sessuale e non condizioneremo la vostra partecipazione alla pastorale ordinaria, chi fa il catechista, chi dirige il coro, chi come tanti omosessuali è così bravo ad animare la liturgia, al fatto che voi siate degli omosessuali visibili o meno. La reazione però che io mi immagino in tantissime comunità sarebbe quella di sconcerto, discussione, per cui è un processo che va portato avanti gradualmente, rispettando anche le paure delle persone, perché bisogna dare alle persone anche il tempo di capire e il tempo di cambiare, però va portato avanti con decisione. E quello che a me pare è che proprio non c'è nessuna decisione. Il fatto che padre Pino Piva venga definito un prete coraggioso è una cosa che da un lato è vera e dall'altro fa rabbia. È vera perché chiunque si occupa in maniera aperta, senza nascondersi, di certi temi è soggetto a critiche. Cioè, ieri sulla Verità c'era un articolo di Gianfranco Amato che era un attacco ferocissimo a Don Aristide Fumagalli, un teologo moralista, ed era ferocissimo per il fatto che Don Aristide quest'anno ha deciso di fare un corso monografico sull'omosessualità, e si diceva che era una deriva dell'omosessualismo strisciante nella Chiesa ambrosiana. Allora, a questo punto, fare queste cose, farle pubblicamente, richiede coraggio, però è anche vero che dimostra che nella Chiesa c'è un problema, ed è un problema forte, perché se bisogna avere coraggio per seguire il Vangelo, allora a questo punto c'è qualcosa che non funziona. E secondo me, in questi ultimi 30 anni, diciamo dall'umane vita in poi, con il regresso che c'è stato, nel senso proprio di incapacità di cogliere la pluralità delle posizioni che c'erano negli anni 70, questo regresso è palpabile, è visibile. Io do atto a Papa Francesco di avere finalmente cambiato paradigma. Non abbiamo più una Chiesa che si chiude per paura di quello che succede fuori, ma abbiamo una Chiesa che si preoccupa di quello che succede fuori. Però secondo me a questo punto questo passaggio potrà diventare effettivamente definitivo nella misura in cui si incomincia a chiarire la natura cattolica di certi discorsi e di certi atteggiamenti. Perché chi vede nella Chiesa una congrega di buttafuori, è un'immagine di Franco Barbero che io amo molto, mi spiace, lo dico con tutta la carità cristiana che ci vuole, non è cattolico, non è universale, non ha un'idea cattolica della fede, ha un'idea settaria della fede. E allora che vada a finire in qualche setta fondamentalista nordamericana, ma la Chiesa cattolica non è il suo posto, a meno che la Chiesa cattolica non tradisca la sua natura. Il rischio c'è stato, il rischio c'è ancora, e secondo me la grande battaglia per fare un discorso inclusivo nei confronti delle persone omosessuali, ma anche nei confronti dei migranti, nei confronti dei rom, nei confronti delle donne, nei confronti di tutti, è proprio questo: difendere la cattolicità della Chiesa. E se perdiamo, abbiamo perso la Chiesa cattolica.
C'è un altro Gianni. Quesito, c'è un altro quesito al quale vi invito a rispondere in maniera molto rapida, ce lo pone Andrea, visto che siamo in chiusura, lo sintetizzo. Ma arriverà mai un momento in cui la Chiesa, istituzione, quando si trova a decidere dell'omosessualità, verrà a interpellare direttamente le persone omosessuali? Forse abbozza una risposta, già al proprio interno ci sono persone omosessuali e quindi si sentono tra di loro. Ma Luciano, Cristina, partiamo da Luciano e poi Gianni. Ma io risponderei con le parole come tu, che tu hai già citato, quelle che il Cardinal Zuppi ha voluto usare per l'introduzione del libro. Quando nelle nostre comunità cominceremo davvero a guardare le persone così come le guarda Dio, allora anche le persone omosessuali cominceranno a sentirsi naturalmente parte della comunità ecclesiale. E non è un auspicio così remoto. Accogliendo la persona, la Chiesa deve accogliere tutti. Gianni giustamente lo sollecitava prima. È una Chiesa in cammino, una Chiesa, come dice il riferimento, Ecclesia sempre reformanda, quindi arriverà anche questo momento in cui le persone potranno essere accolte per quello che sono, senza etichette, senza steccati. Se non abbiamo questa fiducia, pensiamo che la Chiesa sia in mano agli uomini. Per fortuna la Chiesa è in mano allo Spirito. Non prevalebunt, no? ci ha assicurato, le cose negative non prevarranno. Se l'esclusione, in questo caso delle persone omosessuali, prima era un'esclusione dei separati, dei divorziati, e poi prima ancora esclusione di altre categorie, però queste cose pian piano sono state superate, quindi in un'ottica di fede questa fiducia ci deve essere. Quando? Non sappiamo quando. Non sappiamo cosa dice, non sapete né l'ora né il giorno, però abbiamo fiducia. Professoressa? Non lo so, me l'auguro, ma non lo so, proprio perché a volte procediamo per salti. Basta pensare che al Concilio Vaticano II, dunque più di 50 anni fa, 60, sono stati tre i temi che Paolo VI ha avvocato a sé, togliendoli dal dibattito conciliare, e sono stati il celibato obbligatorio del clero latino, l'ordinazione delle donne e la questione della contraccezione in un'epoca in cui... E siamo ancora lì. Non lo so, da una parte dico, lo spero, perché se pensassi che nella comunità ecclesiale, pur con tutte le sue pluralità e contraddizioni, non ci può essere un cambiamento, la troverei molto una cosa triste, diciamo, per la mia vita, e forse me ne andrei, non lo so. Penso che ci possa essere una cosa, però è complicato, ma devo anche dire così, se per Chiesa si intende la Chiesa istituzionale, diciamo così, rappresentata dal clero e dai vescovi, già al momento presente ci sono sicuramente più persone omosessuali che donne. Gianni? Beh, allora, già questo libro secondo me è un tentativo di dar voce a un omosessuale. In realtà c'è una storia, io l'avevo detto a Moe, ma insomma sta intervistando tutti e non intervisti una persona omosessuale. Io pensavo a un'altra persona, a un esponente storico del movimento omosessuale, e lui invece mi ha detto scrivi qualcosa tu. Io spero che un giorno o l'altro Moe intervisti questa persona o intervisti altri esponenti storici del movimento omosessuale. Mi pare interessante che abbia intervistato di recente Alessandro Zan, che è un omosessuale dichiarato, per cui... Molto dipende anche dal nostro coraggio di venire fuori. Sicuramente nella Chiesa al momento il problema c'è. È molto forte, è molto grosso. D'altra parte, il fatto è che
l'immagine della Chiesa anche qui può essere molteplice. Noi abbiamo avuto, per esempio, spesso si è parlato di Chiesa come un esercito in marcia che doveva conquistare il mondo. Il Vaticano II ha introdotto quel bellissimo concetto di Chiesa popolo di Dio. Secondo me nella Chiesa di Papa Wojtyla è emerso invece il concetto di Chiesa società di marketing che deve proporre un certo brand, ed è una cosa che alcuni preti dicevano anche, dicendo: ma insomma, se ci sono dei preti che non rispettano le indicazioni della direzione commerciale, a questo punto è giusto che vengano fatti fuori dal sistema di marketing. Secondo me però si tradisce il Vangelo. La Chiesa è un popolo, è della gente che cammina, ma fin dalle origini la Chiesa non diceva la stessa cosa. Fin dal Concilio di Gerusalemme non erano d'accordo e la vedevano diversamente su tante cose. E in un popolo si cammina sparsi, si va, è una carovana. Secondo me la prima grande conversione che dobbiamo fare, Cristina, che è una storia che la Chiesa, mi dica se sbaglio o no, è veramente sull'immagine di Chiesa. Se pensiamo alla Chiesa come qualcosa di monolitico e non come qualcosa che si deve sciogliere, si deve destrutturare, si deve mischiare col mondo, a questo punto non verremo mai più fuori. Naturalmente una Chiesa che si mischia sul mondo, dobbiamo pensare anche a una Chiesa che si mischia con l'omosessualità, tenendo conto che rispetto agli anni del Concilio, quando gli omosessuali avevano paura di essere visibili, quando non c'era il problema dell'omosessualità. Adesso le cose sono molto cambiate, gli omosessuali sono visibili, gli omosessuali ci sono, non si può non fare i conti con questa esperienza. Io spero che le cose possano cambiare, ma su questo cambiamento si gioca veramente la capacità della Chiesa di essere se stessa. È fondamentale. Pronto? Ecco, mi sentite? Scusate, prima della chiusura, Gianni, sì, è vero, mi permetto una dialettica, sì, è posso... vero, oggi gli omosessuali sono visibili, ci sono, non si può fare a meno di non vederli, insomma, ci sono, però abbiamo ancora molti gruppi credenti omosessuali che visti da fuori sono, diciamo, si può parlare di loro come catacombali, anche perché ci sono dei vescovi o dei preti che magari li seguono e ne incoraggiano il cammino, che vogliono questo. E magari noi giornalisti li definiamo anche liberal, questi pastori. Effettivamente c'è questo problema, ma noi omosessuali credenti abbiamo un dovere molto forte, eh? Non possiamo accusare tutti e poi non farci carico della nostra visibilità. Penso che è una cosa che ho anche scritto nel contributo che ho dato al libro di Moia. Volevo dire un'altra cosa che secondo me è molto importante. Torniamo al sinodo del 2014. Nella famosa relatio post-dicettazione si diceva: ma noi siamo in grado di accogliere la creatività, il contributo originale che le persone omosessuali riescono a dare o no? Poi dopo questa parte è stata completamente tolta. Un giornalista mi faceva osservare che tutti i conclavi si svolgono sotto uno dei contributi più originali che un omosessuale dichiarato ha dato alla storia della Chiesa, che è la volta della Cappella Sistina, che è il Giudizio Universale di Michelangelo. Effettivamente, secondo me, privandosi del genio omosessuale, la Chiesa rinuncia tanto, tutti i discorsi fatti sul genio femminile, ecco. E io lo vedo anche adesso, e faccio un discorso un po' di marketing. Durante questo periodo di lockdown, con tantissime persone omosessuali, abbiamo deciso di cominciare a pregare insieme in rete. Cioè, io penso che questa creatività nasce dal fatto che siamo persone che abbiamo dovuto nel corso della nostra vita trovare modi di comunicare, di incontrarci, che sono modi che debbono percorrere strade un pochettino così sghembe, non proprio le strade diritte. E in questo momento questa pratica è diventata un vantaggio, tant'è vero che è nata una realtà che è quella della preghiera delle ore online, che assolutamente nessuno avrebbe mai pensato da nessun'altra parte. La Chiesa, se si mettesse veramente a valorizzare gli omosessuali, sarebbe una Chiesa più capace di parlare a tutti, non solo agli omosessuali. Ecco, proprio per lasciare spazio alla compieta, io credo che abbiamo finito il tempo, darei la parola ad Andrea,
che aveva introdotto il tutto, e ringrazio i relatori per questa piacevole conversazione che abbiamo avuto, quindi ringrazio la professoressa Cristina Simonelli, ringrazio l'autore del libro Luciano Moia, il collega di Avvenire, leggetelo, questo libro è importante, e ringrazio Gianni Geraci per la sua straripante testimonianza sulla vita di un omosessuale all'interno della comunità presente. Grazie a tutti. Grazie a voi.